Ciao ragazze, bentornate sul mio canale Io e i miei fiori. Oggi vi parliamo di 50 idee regalo per questo San Valentino 2018. Vi proporrò tantissime idee regalo, talmente tante, talmente vaste che sicuramente troverete l'idea perfetta da regalare. Idee per lei, idee per lui, idee per la coppia insieme, esperienze DIY, quindi progetti. Parliamo di tantissimi regali e iniziamo subito. Appoggio il mio vasetto di fiori finti e via! Borsa a forma di cuore con ciabattine in feltro per la coppia. Bellissima idea, particolare e innovativa. Album fotografico in legno con cartoncini all'interno, perfetti per chi ama personalizzare il proprio regalo, scrivere frasi, inserire le foto che più piacciono. Un'idea unica e personalizzabile al 100%. Un biglietto di un concerto del cantante o del gruppo musicale preferito. Informatevi quindi sui possibili concerti che si trovano nella zona a cui potreste eventualmente invitare il vostro partner. Borsa dell'acqua calda a forma di cuore, carinissima. L'ho inserita subito nel video perché è perfetta per San Valentino. Solitamente nella coppia c'è sempre uno dei due che è più freddoloso dell'altro e quindi questa è un'idea regalo fantastica. Calendario personalizzabile dove potrete inserire le foto che più vi piacciono per tutto l'anno del 2018. Una box di caramelle con le caramelle preferite del partner a cui facciamo il regalo. Ragazze, tenetevi forte, questo è un regalo meraviglioso che tutte noi vorremmo avere una volta nella vita. Come c'è scritto in questo meme, ogni ragazzo dovrebbe almeno farlo una volta nella vita alla sua ragazza, ovvero farle trovare un vestito scelto dal ragazzo con un bigliettino di fianco dove invita la propria ragazza a una cena insieme. Regalo tecnologico, un altoparlante Bluetooth, perfetto per chi ama la musica e chi la vuole sentire in tutte le stanze della sua casa. Un biglietto di un film che c'è al momento al cinema con cui potrete passare la vostra serata di San Valentino. Colazione a tema San Valentino che tutti gli amanti dei dolci apprezzeranno veramente tanto. Altro regalo per i freddolosi è questa coperta con le maniche, troppo forte, troppo bella, tutte le donne dovrebbero averla nella loro vita. Trovo questo regalo veramente adorabile, ovvero dei coupon con tante esperienze da fare insieme. Esempio, in questo primo coupon c'è scritto breakfast in bed. Idea carinissima dove potrete scatenare la vostra fantasia, potrete personalizzare a vostra scelta tutti i coupon che darete al vostro ragazzo o alla vostra ragazza. È uno dei miei regali materiali preferiti di tutta la lista dei regali che vi faccio vedere oggi, ovvero questo cuore qui a LED, bellissimo, io lo adoro. Per gli amanti del decor, delle cose luminose, insomma, a me piace tantissimo e quindi ve lo consiglio come regalo. Cuscino personalizzato con la vostra foto. Il DVD del suo film preferito. San Valentino è un'occasione dove regalare una notte romantica in un hotel particolare, magari anche diverso dal solito. Molto classico, visto e rivisto in tutti i film dove si parla di San Valentino, peluche gigante e fiori. Parlando sempre di fiori, guardate qui il tema di questo regalo di San Valentino, appunto, sono i fiori. Fiori dappertutto, sul letto, con le scritte ti amo, insomma, molto molto romantico. Un fotolibro con tutte le vostre foto, tutto personalizzato. Magari potrete regalare un fotolibro dedicato all'anno che avete appena passato insieme. Per le persone che hanno poca fantasia, una gift card va sempre bene. Se il vostro ragazzo, la vostra ragazza, ama tantissimo la musica, cosa ne dite di regalargli un giradischi per i vinili? Un regalo vintage particolare e un elemento decorativo per la casa o la propria camera. Una cosa molto particolare e innovativa da regalare è una piantina che una persona innaffia ogni giorno, una volta al giorno, penso. Poi se la volete acquistare guardate meglio le informazioni per come far crescere la piantina. Ha un significato simbolico. Il bello di regalare questa piantina è proprio farla crescere, nascere. Le vostre iniziali con i LED. Carinissimo, è un'idea molto moderna e innovativa. Se amate giocare ai videogiochi insieme, perché non regalarvi un Just Dance 2018 che potrebbe rivelarsi molto divertente da giocare insieme? Se sapete che il vostro lui o la vostra lei vorrebbero tantissimo un libro appena uscito o un libro comunque da leggere, perché non regalarglielo a San Valentino? Idea per le coppie che amano viaggiare, una mappa del mondo da grattare insieme in ogni viaggio che si fa. Un'idea di esperienza da condividere insieme la sera di San Valentino è creare una movie night in casa. Popcorn, film, dolci, insomma, quello che volete voi. Il bello di questo regalo è realizzare questa serata a tema movie night per il vostro ragazzo o ragazza. Sempre se amate viaggiare, un porta passaporti per lui e per lei.
Se durante la giornata di San Valentino avremo tutti la fortuna di non avere la pioggia e avere un bel sole, potreste pensare di fare un picnic insieme. Altro regalo tema cibo è ordinare la pizza da asporto, chiedere magari al pizzaiolo di realizzare la pizza a forma di cuore e scrivere una dedica alla propria amata o al proprio amato. Foto, le Polaroid vanno tantissimo di moda e sono veramente un bel ricordo che io ad esempio ho e amo tantissimo riguardare ogni giorno. E io vi consiglio il sito cheers.com perché appunto io le mie Polaroid le stampo tramite quel sito. Un'idea super carina se condividete magari una casa insieme e uno dei due ama i vini oppure tutti e due amate i vini, vi propongo di fare questo regalo, ovvero un portabottiglie a tema amore. Molto carino. E sempre se avete una casa insieme, un pensiero carinissimo è regalarvi questo portachiavi carinissimo e con un bel significato. Oppure se non vivete insieme potreste semplicemente regalare all'altra persona o regalarvi a vicenda un portachiavi personalizzato con i vostri nomi. In più, per tutte le persone che non amano i regali a San Valentino, non amano fare chissà cosa, un'idea facilissima e super semplice da realizzare è fare questo cuore nello specchio per sorprendere la vostra ragazza. Vedrete che lo apprezzerà tantissimo. Torniamo sulle idee tecnologiche. Parliamo di un proiettore per l'iPhone. È un regalo economico e carino dove magari potrete vedere dei video insieme, utilizzare il telefono proiettato nel muro insieme. Un'idea carina. Un'altra idea regalo che è più un'esperienza è cucinare per il tuo partner la cena di San Valentino che farete insieme. Molto romantica e sempre molto d'effetto. Ora parliamo di un'idea divertentissima e carinissima. Questo salvadanaio, dove in questo caso c'è questo gattino, oppure c'è anche in versione panda, sono carinissimi perché se voi mettete il vostro soldino, il vostro risparmio, il gattino esce, tira dentro il risparmio ed è troppo bellino. Insomma, se non l'avete mai visto, cercatelo su Google. Se al vostro lui o al vostro lei piacciono queste cose particolari ma che in realtà non servono a tanto, questo è un regalo carinissimo. Questo è un regalo molto particolare, molto ingegnoso, insomma, sembra un regalo molto pensato, quindi fa il suo effetto. Regalare 5 oggetti piccolini, non troppo grandi, comunque con il tema dei 5 sensi. Quindi la vista, il tatto, l'udito, insomma, un regalo particolare e molto pensato, che può essere un'idea molto carina da realizzare e una cosa molto inaspettata. Un altro regalo da fare durante il giorno di San Valentino è realizzare appunto un'esperienza durante la sera di San Valentino, creando un'atmosfera durante la vostra serata, insomma, utilizzare tante candele, tante rose sparse e tante piccole cose che richiamano al San Valentino, all'amore. Un'altra idea, esperienza che potrete regalare durante il giorno di San Valentino è un giorno alla spa insieme. Idea regalo per gli amanti delle cose particolari è questa tazza con questo cuore nero che però ogni volta che si versa una bevanda calda si riscalda e il cuore a sua volta diventa rosso. Molto carino e particolare. Un'altra idea di tazze è questa qui, in questo caso da condividere, insomma, c'è sia la tazza per lei e la tazza per lui, un set perfetto di tazze da utilizzare insieme se vivete insieme. Penultima idea che ho trovato e che vi propongo è la realizzazione di un video come regalo dedicato alla vostra coppia, ai momenti che avete passato insieme, un video di foto, un video di clip, insomma, vedete voi, l'importante è personalizzarlo e dimostrare con questo video quanto amate la persona a cui fate il regalo. Ultima idea, ma non meno importante, anzi personalmente è la mia idea preferita da ricevere durante le occasioni. Sto parlando di un biglietto di un viaggio da fare insieme in coppia. Quindi un'esperienza che magari può essere di una notte, due giorni, due notti, tre giorni. Quello vedete voi in base al vostro budget, a tutto, scegliete voi. Però questo vi assicuro che è un regalo fantastico da ricevere. Infatti ragazze, pensando alle idee regalo per San Valentino, mi è anche venuta in mente una storia carinissima da raccontarvi, una mia esperienza personale. Mi farebbe piacere parlarvi del mio regalo perfetto, il mio regalo preferito che ho ricevuto finora in tutta la mia vita. Ve lo dico adesso in questa parte del video perché c'entra appunto questo ultimo regalo che vi ho mostrato. Se vi interessa vi lascio il link sotto dove troverete dove vi parlo di questa cosa. Il video è finito ragazze, io spero vi sia piaciuto, fatemelo sapere con un like e fatemi sapere quale di tutti questi regali è quello che vi ha colpito di più e quello che molto probabilmente farete durante questo San Valentino. Vi ricordo di seguirmi su Instagram, qui su YouTube, iscrivetevi, attivate la campanella per non perdervi tutti i miei video. Vi mando un bacione immenso e ci vediamo nel prossimo video!